È un giorno speciale a Springfield. È il giorno della festa del chili e il cittadino Homer sta sfidando gli espositori, ingurgitando peperoncini e facendosi beffe della millantata piccantezza. Salve, commissario! Ma dietro l'angolo c'è il commissario Winchester, che è pronto a servire il suo chili speciale, preparato con, e cito, spietati peperoncini del Quetzalcoatlanco! Coltivati nella giungla primitiva e selvaggia dai pazienti di un manicomio criminale in Guatemala. Se ricordate questo episodio dei Simpson, sapete che Homer avrà una crisi mistica. Temuto e adorato dalle cugine di tutto il mondo, nessuno si sottrae al piacere di ricevere di tanto in tanto la scossa inebriante di un piatto piccante. Sono Carlo Molinari e ho sposato una nutrizionista. Insieme abbiamo creato un blog che coniuga buona cucina, amore per i viaggi e nutrizione. Lei è Alessia Don Pietro e il blog è Bagagli Culinari. Oggi vi portiamo alla scoperta del peperoncino. Avete fatto i bagagli? Partito dal porto di Palos con l'obiettivo di raggiungere le Indie via mare e aprire quindi una nuova via delle spezie, Cristoforo Colombo arriva invece in America Latina, precisamente nell'odierna Cuba. Il medico di bordo, Diego Alvarez Chanca, è il primo a notare la strana pianta di cui si cibano le popolazioni autoctone. Gli indigeni chiamano questi frutti, dal colore rosso acceso, axi. Lo stesso Colombo scrive nei suoi resoconti. Vi era in abbondanza pure axi, che è il loro pepe, di qualità che molto sopravanza quella del pepe e non v'è chi mangi senza esso, che reputano assai curativo. Il peperoncino era largamente utilizzato dalle popolazioni dell'America Latina già da molto tempo prima dell'arrivo delle caravelle. Praticamente tutte le civiltà precolombiane ne avevano fatto uso. Ultimi cronologicamente i Maya, che ne facevano un utilizzo terapeutico, oltre che culinario, e gli Aztechi, che ne avevano già coltivato e selezionato diverse varietà. Colombo fiuta l'affare. Aveva scoperto un degno concorrente del pepe ed era pronto a piantarci sopra la bandiera di Spagna per contrastare il monopolio orientale che si muoveva sulla via delle spezie. Durante il suo secondo viaggio, andata e ritorno dalla Spagna alle Americhe, affida ad alcuni suoi collaboratori, sotto la supervisione del medico Diego Alvarez Chanca, il compito di coltivare e trasportare in Spagna la preziosa pianta. Sembrerebbe il business del secolo, ma il peperoncino non è un soggetto che si lascia incatenare tanto facilmente, e il business è destinato a fallire. Le lingue delicate dei nobili spagnoli soffrono la sua aggressività e non lo gradiscono come Colombo sperava, ma soprattutto questa pianta irriverente ha il vizio di riprodursi a qualsiasi condizione, latitudine e longitudine, nei vasi di chiunque, a partire da una manciata di semi. Il peperoncino è rosso, ribelle, democratico. Forte della sua origine umile, in brevissimo tempo conquista l'Europa e il mondo, guadagnandosi l'appellativo di spezia del popolo. A donare piccantezza al peperoncino è una sostanza di nome capsaicina, contenuta con maggiore concentrazione nei semi. La capsaicina ha il potere di rendere elastiche le arterie, favorendo l'abbassamento della pressione del sangue, e può essere quindi di aiuto per chi ha problemi di colesterolo. È anche un potente antiossidante, utile a regolare l'attività del fegato, ed è anche un antibatterico naturale. Questo è il motivo per cui è molto usato, specialmente in quei luoghi in cui fa molto caldo.
Gli agenti antibatterici contenuti nella capsaicina, infatti, favoriscono la conservazione dei cibi, anche dopo la cottura. Il peperoncino è anche un'ottima fonte di vitamina C, vitamine B1 e B2, provitamina A e vitamine del gruppo E. Un peperoncino verde può contenere fino a 6 volte la vitamina C di un'arancia, che però si riduce sensibilmente in cottura e durante l'essiccazione. La capsaicina è il vero motivo per cui ci piace il peperoncino. Quando avvertiamo il bruciore dovuto al piccante, il cervello rilascia endorfine per placare il dolore. Ed è questa alternanza di sofferenza e piacere a causare dipendenza. Non è un caso se gli amanti del peperoncino cerchino col tempo cibi sempre più piccanti da sottoporre alla propria resistenza. Nel 1912, un chimico, che potremmo definire pazzo, originario della Florida, di nome Wilbur Scoville, mise a punto un sistema di misurazione della piccantezza del peperoncino, famosa nel mondo come scala Scoville. La misurazione si basava sulle reazioni di 5 fortunatissimi assaggiatori e andava da un minimo di 0 unità Scoville a un massimo di 16 milioni di unità, che è il valore attribuito arbitrariamente alla capsaicina pura. Oggi non è considerata una scala attendibile ed è stata superata da test chimici che misurano direttamente la percentuale di capsaicina nei peperoncini. I più temuti, catalogati nel mondo, hanno nomi che non lasciano spazio all'immaginazione. Vipera di Naga, Scorpione di Trinidad e soprattutto Mietitore della Carolina. Chi è che non vorrebbe assaggiare un Mietitore della Carolina? Nei secoli questa piantina si è guadagnata la fama di alimento afrodisiaco, in buona parte grazie alla presenza della vitamina E, che ha la proprietà di stimolare fecondità e potenza sessuale. Scientificamente però non è stata ancora riscontrata una correlazione diretta tra questa caratteristica e l'aumento del desiderio sessuale. Pare che una possibile soluzione al mistero possa essere il coinvolgimento di un ormone, secreto dal pancreas, che provoca, tra le altre cose, aumento della frequenza del battito cardiaco, della respirazione e della circolazione del sangue, tutte reazioni assimilabili a quelle dell'eccitazione sessuale. Ma è probabile che l'etichetta di cibo afrodisiaco sia stata attribuita a causa dell'intenso colore rosso, oltre che per il semplice fatto che veniva da oltreoceano. All'epoca, infatti, tutti i cibi nuovi venivano bollati come afrodisiaci, anche il pomodoro. Ma afrodisiaco no, a noi piace piccante. E quindi scaldate i fornelli. Il modo migliore per conservare il peperoncino è essiccato. Nei mercati potete trovare delle lunghe collane di peperoncini secchi oppure dei rami gremiti di peperoncini freschi. Se volete farli essiccare, la raccomandazione è di farlo all'aria aperta, in un posto ben areato, come ad esempio un balcone. Una volta essiccati, vanno conservati in contenitori a chiusura ermetica, per evitare che ammuffiscano. Inoltre, per conservare la piccantezza, è bene macinare i peperoncini secchi un poco alla volta. Vi sarà capitato di mettere tra i denti una pietanza troppo piccante per le vostre papille gustative? La cosa da non fare è quella più istintiva, cioè bere acqua. L'acqua, e in generale le bibite fredde, rendono solo la lingua più sensibile al bruciore della capsaicina. Il rimedio consigliato, più efficace, è invece quello di mettere in bocca e masticare un po' di mollica di pane. Una buona abitudine quando si utilizza il peperoncino è eliminare i semi e utilizzare solo la buccia, che offre un po' di piccantezza e dà il giusto sapore. Torniamo al nostro Homer e alla festa del chili. Il chili con carne è un piatto di origine messicana. Secondo alcuni, la ricetta originale apparterrebbe addirittura ai nativi americani. Non è un caso, forse, che vi sia una pentola di fagioli in quasi tutti i film western. Questa è la nostra ricetta. Per 4 persone mettete nel carrello 500 g di straccetti di manzo, una cipolla, uno spicchio d'aglio, un peperoncino secco, 400 g di fagioli neri, un cucchiaino di cumino, 400 g di pomodori pelati,
Per prima cosa, tritate la cipolla e mettetela a soffriggere in abbondante olio d'oliva, insieme allo spicchio d'aglio, intero. Aggiungete il peperoncino secco e il cumino e mescolate. Quando la cipolla sarà ben rosolata, aggiungete la carne e lasciate cuocere per una ventina di minuti. A questo punto unite i pomodori pelati, con un po' di sale e pepe e continuate su fiamma bassa altri 20 minuti finché il sugo non si riduce. Spegnete la fiamma, aggiungete i fagioli neri già cotti, mescolate per bene e servite su tortiglia di mais. Buon appetito! Se volete saperne di più, in descrizione trovate il link all'articolo e se per caso vi andasse di sottoscrivere la newsletter per restare aggiornati sui nuovi contenuti, potete farlo nell'apposita sezione sulla colonnina a sinistra del sito. Nella prossima puntata scaleremo le vette delle Ande tra Cile e Perù, dove gli Aztechi consumavano i piccoli frutti gialli di una piantina che chiamavano xitomatl, anche conosciuto come pomodoro.